distinguersi non è facile, perché la concorrenza è spietata, però cerchiamo sempre di fare delle cose innovative, nuove. Cioè, in pratica, dalla partenza dalla forma. Allora, io parto da un disegno e disegno su forma, stacco la carta, la metto in piano e la inserisco al CAD. Dal CAD si ricavano tutti i pezzi e là viene sviluppato il modello. Tagliamo i vari pezzi che compongono questo modello e passiamo all'orlatura. Vengono cuciti tutti i vari pezzi e dopo andiamo, una volta cuciti, andiamo in montaggio per l'applicazione della suola. E qua nasce il primo prototipo. Questo passaggio di cavo con crochetto unico si chiude tutta la lacciatura. È una microfibra che viene termosaldata su una rete per dare un po' di struttura alla scarpa. È leggera, traspira, anche questo è un ottimo prodotto, è uno dei migliori. In azienda ci sono delle persone incaricate che seguono gli atleti, che loro ci portano a noi modellisti le informazioni e noi in base alle informazioni che abbiamo interveniamo cercando di risolvere il problema che i professionisti, gli atleti hanno. Personalmente proprio io vorrei che in quella scatola ci entrasse il meglio che fa l'azienda. Lo dico seriamente, io vorrei proprio che là dentro ci andasse tutta la passione, il meglio che ci mette ogni persona che lavora.